Le vetture ibride di ultima generazione riescono a raggiungere livelli di consumi ed emissioni inferiori rispetto alle versioni a propulsione tradizionale, ma per sfruttare al massimo il loro potenziale è fondamentale uno stile di guida corretto. E in questo caso le raccomandazioni degli esperti risultano preziose. I consigli che posso darvi io in assoluto di evitare brusche accelerazioni, mantenere il più possibile una velocità costante su tratti soprattutto autostradali, ma anche quando possibile su strade secondarie. Non meno importante è una corretta manutenzione del veicolo, sia per quel che riguarda i freni, ma soprattutto le gomme. In generale valgono i consigli che si danno per i motori a benzina. Nel dettaglio possiamo utilizzare la capacità che hanno i motori mild hybrid e soprattutto di Subaru, quella di poter andare in elettrico per brevi tratti. Questo è soprattutto utile in città dove la richiesta è estremamente bassa, quindi ci sono tantissimi start and stop e quindi c'è la possibilità di sfruttare al massimo le capacità dell'ibrido. Quando il semaforo è rosso, togliere il piede dal gas significa trasferire energia dal motore termico alle batterie. Questo ci consente di ricaricare e quindi di poterle utilizzare. Una guida morbida e predittiva può fare la differenza sul consumo di batteria e autonomia. È quindi importante che il conducente mantenga per quanto possibile un'andatura costante con cambi di velocità graduali. È possibile ridurre i consumi anche prestando attenzione alla gestione di alcune componenti e meccanismi della vettura. Seguendo poche indicazioni pratiche, si possono sia ottimizzare le prestazioni del motore che aumentare la sicurezza a bordo, per se stessi, i passeggeri e gli altri utenti della strada. Evitare brusche frenate permette di preservare le pasticche dei freni ed una corretta manutenzione degli pneumatici è fondamentale. Il consiglio che posso darvi è di tenerli sempre sotto controllo. Questo significa verificare che il battistrada sia almeno 1,6 mm come prevede il codice della strada, che il pneumatico non presenti screpolature o rigonfiamenti. Nel caso in cui si dovesse verificare una di queste ipotesi, è sempre consigliabile recarsi dal proprio gommista di fiducia e richiedere pneumatici che abbiano all'interno della silice, e questo permette di avere un maggior scorrimento sull'asfalto, quindi minori consumi. Guidare in economia e preservare l'ambiente si può fare, basta usare uno stile di guida tranquillo e previdente, adattando la velocità e lo stile di guida alla situazione vigente.